Riorna raro. Fa ridere, eh? Riorna raro. Ti devo menare. Che c'è per giorna raro, ma con la cosetta di lettere. Ti espone, hai capito? No? C'è gente che ci ha perso la vita, eh? Che ridi? Sono deficiente. Ricorda del potere della puterella. Sai perché si chiama male in peggio la piccozza? Perché se te lo do da una parte ti fa male, se te lo do dall'altra è peggio. Oggi vogliamo parlare di un problema molto che sta a cuore a molti italiani, che è il risparmio energetico. Il problema energetico è molto, molto importante nel giorno di oggi, perché l'energia serve a tutti. Ho due tipi di energia: energia di benzina, energia di menare. Energia di menare è umano, e quindi finché c'è l'essere umano è seminano fra di loro, non c'è bisogno di energia. Basta un po' da mangiare, gli fai bere, gli fai riposare un po', poi il giorno dopo possono rimenarsi. Quindi è un'energia, diciamo, quasi per pen. L'energia di benzina invece è diversa, è un'energia differente. Allora io dico, siccome ci hanno detto che tutti siamo uno e che niente si crea e niente si distrugge, questa è bella perché questa l'ho letta su internet ieri, perché la cosa bella di internet è che adesso qualunque deficiente può scrivere quello che gli pare, capito? La cosa più assurda. Ci possono mettere quello che vogliono, qualunque scemo. Questo si è svegliato stamattina, si è svegliato una mattina e ha messo: nulla si crea, nulla si distrugge. Sguardere. O dici te, che se vieni a casa mia o se ti incontro per strada e te voglio distruggere, io ti distruggo e poi te li vii. Dice tutto, alla fine poi dice: si crea pure puntini, tutto si trasforma in che? Quello che mi chiedo io però è, no, mo so anni che dicono di sta austerity e la benzina costa sempre di più, se più. Quando scende, non scende mai, quando deve salire però sale. Come? C'è qualcuno allora che sa fare il paraculo? Guardiamoci all'occhi. Ma dice, come rimedi a questo? È facile, trovi quello che fa la benzina. Vai da quello che fa la benzina, OP. O metti a sede, poi di solito questi sono molto eleganti, c'hanno i colletti, le cose di levare, colletta, cravatta, se non sei sporca, che è così. O metti a sede e gli dici, tu sei quello che fa la benzina? Sì, sono io, fabbrica benzina. Beh, allora via qua. Gli dai 7-8 mila schiaffoni finché lui non lo vedi che comincia a prendere un po' il colore di quando vai al mare a Ostia e ti scordi la crema a casa. Dopodiché piglia la pompa di benzina, mi sono scordato, con i tappi di cera gli attappi le orecchie e il naso, poi infili la pompa di benzina in bocca, apri e fai il pieno. Quando vedi che è bello pieno, devi fare presto però, perché sennò si sfissia, e le paglie, i tappi al naso, dura poco, perché tanta quella pressione va a benzina, ci può poco riempirlo, quanto vuoi che è grosso. Quando vedi che è bello pieno, o porti fuori. È importante e fondamentale per la sicurezza un po' di tutti, fuori, porti fuori di casa, su un giardino, su un prato, quello che è, o rimetti a sede, accendi l'accendino, glielo metti davanti alla bocca, gli dai 2-3 buffetti, come se fai i ragazzini dietro la schiena, piano piano, se no gli potresti far male, piano piano, vedrai che lui, se fa il ruttino, automaticamente te si illumina praticamente il quartiere. Quando è finita sta cosa, gli spegni un po' al volo, perché magari si possono essere appisciati i capelli oppure la camicia gratta, quello che è, e gli fai: quanta fai a benzina?